bene, io boh, sono andato un po' in giro, ma sta carta non l'ho mica trovata, quindi boh, niente, abbandoniamo la zona, non è che posso star qua in eterno. Vediamo un po'. Tanto ho livellato un pochettino, giusto per diventare più forte. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oblivion, oh, sì. Yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Of course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? Quale? I can't remember. La fortezza oscura? Gorge. Oh, it was, Holler? Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Sì, sarà la fortezza oscura. Però l'ha detto, più si va avanti, più si perde, eh? Che c'è? La sfera di fronte a Sora ti consente di teletrasportarti. Puoi muoverti avanti e indietro tra i piani che hai già completato. Avvicinati al pianeta di angolo per aprire il menu Transfer. Ah, pensa a te, fa vedere. Mondo attuale, meta. Piano... Ah, piano 1 qua, ok. Qua, piano 1. Vabbè, ma abbiamo già visto, quindi ok. Ah, un altro salvataggio, ma io salverei ancora, non si sa mai. Meglio salvare di più. Avere dei salvataggi in più che in meno. Ok. Oscu... Che buffo, perché non riesco a ricordare? Sì, Fortezza Oscura. Resteremo qui una settimana se aspettiamo che Pippo ricordi. Ok. Quindi diciamo che sta a me decidere il prossimo mondo. Eh sì. Agrabah, Monte Olimpo, Paese delle Meraviglie, Babalena o la città di Halloween. Ma io andrei sul Monte Olimpo, va? Per iniziare, dai. Anche questo ovviamente frutto della nostra memoria, dei nostri ricordi. Guardate, un cartello. È una specie di gara, si chiama Coppa Sopravvivenza del Monte Olimpo. I partecipanti affrontano una corsa a ostacoli e lottano tra loro strada facendo. E sentite qui, anche il grande Ercole gareggerà per la coppa. Qui dice che non è mai stato battuto. Non è vero. Sembra divertente, perché non partecipiamo anche noi? Sapevo che l'avresti detto, ogni volta che c'è una gara non vedi l'ora di partecipare. Parteciperai anche se noi non lo faremo, vero? Proprio così. Meglio che veniamo con te, allora. Aspettate, c'è dell'altro. Potranno partecipare alla gara solo i concorrenti che hanno completato le eliminatorie. C'è scritto che il percorso preliminare è poco più avanti. Allora che aspettiamo? Andiamo. Oh, Ade.
Ercole è un modello di vera forza e ardimento. L'eroe perfetto. Oh, certo che è perfetto. Perfettamente infuriante. Solo pensare a quella piccola macchia solare mi fa ribollire. Oh, come vorrei trascinarlo agli inferi. Ecco perché mi ha ingaggiato. Ok. Cloud. Sì, è lui. Esatto, sei il mio campione, Cloud, giusto? Il tuo compito è battere Echo e nei giochi. Quando l'avrai messo alle corde, completa l'opera. Fai questo per me e tu mi ridarai i miei ricordi perduti. Come d'accordo? Hai la mia parola. Non si ricordava più quello che gli ha fatto Ade. Chiave del principio. Bello, lì, ok. Allora, oddio, è apparso così, non l'ho neanche visto. Allora, chiamiamo Pippo. Ok, intanto, ma sì. Vieni qua. Oh. Oh. Stira potente, va bene. Allora, no, stavo guardando. Di dove siamo venuti? Qua ci sono due vie. Ah, ecco, no, questa è dopo. Allora, prima sarà questa, vediamo. Ok, mi sa che prima sì è questa. Di là cosa c'è? Un'altra porta, vediamo. Carta 1 superiore. Questo cos'è? Sì, ce l'ho a livello 1, vai. Ok. Sì, poi spaccando così... Oh, ho attaccato anche lui. Riceviamo carte. Ah, e poi una cosa. Ho scoperto cosa sono i PC. I PC sarebbero... i punti carta. Che più PC abbiamo, più carte possiamo mettere nel mazzo. Ok. Ecco. Fire. Ok. Poi aspetta, ci abbiamo Pippo. Ok. Poi carichiamoci le carte d'attacco. Ok. Qua ci sono altre due porte. Vediamo. Livello 2. Questa la ce l'ho al 3. Vai, questa ce l'ho al 2. Aspetta. Dicevo. Oh madonna. Ah, duciccio. Ok. Adesso mi curo. Ok. Poi Paperino. Ok, lui va preso da dietro, eh sì. Non lo vedo più, ok. Ok. Stanza nera, ok. Andiamo, volevo spaccare questi. Poi sti punti moguri, spero ce lo spieghino cosa sono. Oddio. Ok, qua ci arrivo. No, là c'è un'altra carta. Aspetta. C'è un'altra porta con la corona. Vediamo un attimo. Ok, qua serve questa qua per proseguire. Opla. Direi che tu me ne torno indietro. Apriamo quell'altra.
Allora, usiamo questa qua, stanza nera. Ecco. Se uso questa carta, la stanza ha solo funghi. Ho letto. Ok. Ah, ecco qua, vediamo. Ah, qua serve questa, la stessa carta che non ho trovato di là. Va bene. Vediamo un po' sti funghi. Occhio. Ah, mi hanno intontito. Però se... Ok, aspetta. Aspetta che adesso non gli facciamo niente. No. Ho preso gli altri. Ok, uno è andato. No, questo è diventato duro. Usiamo Simba, ma al momento opportuno. Ok. Dai, adesso va. Cavolo, mi ha bloccato. Ha bloccato. No. Vabbè, ricaricare. Non sono forti sti funghetti. Ok. Allora, un attimo. E mi blocca. Mi blocca. Ah, cavolo. Olè. Aspetta. 7. Cavolo. Niente, aspetta un attimo. Volevo. Aspetta, 7. Adesso va che... Oh, bene. Ah no, ma mi blocca. Maledetti, oh. Aspetta. Pensavo che era... Non era, mi ricordavo così. Ok, almeno l'ho preso una volta. Olè. Oh, dai, uno è andato. Andiamo alla magia fire. No, no, non voglio scappare. È vero che si può anche scappare, me l'avevo dimenticato. Ok, ho fatto un... Raga, tanto appunto... Ok. Riproviamo con Simba. No. Madonna, ho sbagliato tempo. Allora. Sempre al momento sbagliato, eh. Scivolata, aspetta. Ora. Oh, tutte e due li ho presi. Però uno è andato. Ok, secondo è andato. Beh, mi curo, mi ricarico. Oh, Pippo. No, è sparito Pippo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Nuova carta, dolce scrigno. Vabbè. No, direi che me ne vado. Aspetta. Me ne vado. No, questi non si possono rompere. Era giù, vero? Ok. Abbiamo sbloccato... Sì. Tutte le stanze, praticamente. Ok, però... Vai, torniamo indietro. Seguiamo, proseguiamo con la storia. Sì, beh, ovviamente il mondo non è vastissimo, anzi per niente. È ancora più piccolo, oddio, del primo Kingdom Hearts. Beh, sarà un titolo per Game Boy. Ovvio. Allora, facciamo che usiamo... Questo, dai. Ok, e poi la carta storia, va bene. E voi da dove arrivate? Non ditemi che avete completato le eliminatorie. E come? Ora vogliamo gareggiare per la coppa. Beh, siete nel posto giusto. Non che abbiate qualche chance contro Erk. Perché no? Due parole.
Non siete eroi. Sono tre, veramente. Ti sbagli. Già, ha detto tre parole. Esatto, ma non importa. Insomma, come possiamo dimostrare che siamo eroi se non ce lo permetti? Ha ragione, Phil. Hanno completato i preliminari. Merita una possibilità. Ha ragione, però... Certo, potremmo sempre cancellare i giochi. Cancellarli, e perché? Il percorso preliminare di Phil era così difficile che nessun altro lo ha completato, vabbè. Sul serio? Beh, se ci lasci gareggiare non dovrai cancellare i giochi. Che ne dici, Phil? D'accordo, non ho vie d'uscita. Ecco come funziona, ragazzo. Mi chiamo Solano, ragazzo. Sì, sì, ragazzo, dato che la tua squadra ed Ercole sono gli unici a competere, non è così. Arriva Claude. I giochi hanno un nuovo sfidante, mi chiamo Claude. Più siamo, meglio è. Ora i giochi saranno un vero spettacolo. Non vedo l'ora, non sperare che mi risparmi. Ehi, basta che tu non te la prenda con me. Diamo il massimo. Bene, iniziamo lo spettacolo, ma prima devo spiegarvi qualche regola. Regola numero 1, il primo a finire il percorso ostacoli vince. Regola numero 2, se c'è parità, una battaglia stabilirà chi è il vincitore. Regola numero 3, si possono ostacolare gli avversari sul percorso. E infine regola numero 4, tutti gli sfidanti devono impegnarsi al massimo. D'accordo, basta chiacchiere, pronti ai posti. Via! Nuova carta, chiave della via. Vabbè, cosa... Ah, ma niente, tutto qua, era solo un filmato, vabbè. Aspetta, quella là... Quella carta era da usare qua. Eh sì, forse è bene che faccio sempre così. Cioè, all'inizio sblocco tutte le stanze... E poi... vediamo dove andare. Mi pare che era qua in alto. Vediamo... Oh, aspetta. Sono bruciato. Vabbè, ho preso l'Earthless, ma volevo prendere la statua. Aspetta, Pippo... No, Paperino, Paperino. Ok. Poi Simba, dammi Simba. Ok. Ottimo, va, un po' di piazza pulita. Nuovo livello. Ok. Vabbè, ho sbagliato oggetto, ma fa niente. Ok. Ok. Allora, nuovo livello. O posso imparare un nuovo trucco. Impatto caos. Oppure... La vita... No, aumentiamo sempre i PC, va. Ok. Perché... Qua, dal menu... Più PC si hanno, più carte ovviamente posso mettere nel mazzo. Tipo... questa quanti? 37, 35 è troppo, 30 è troppo, sa che nessuna. 20 qua, a mettere un altro Simba, 24... Forse ci siamo, fammi vedere. Esatto, due Simba adesso possiamo avere, va bene. Ottimo, allora... Ok, dammi qua. Perfetto. Carte con un totale di numeri 15 o superiore. Ah, quindi devo sommarli qua. Aspetta. Intanto ne ho un po'. Allora. Oh, usiamo questa. 4. Poi questo. 2. Poi questo. Usiamo questa qua da 5. E poi... no. Questo. Da... No, 5. Ce ne ho una da 4. Eccola. Perfetto. E poi la carta. Questa qua, ok. E ti spingono a combattere, ovviamente, perché solo combattendo ricevi tutte quelle carte.
Gorsh, è stato carino da parte sua aspettarci. Non sta aspettando. Ricordi che con 3 si possono ostacolare gli avversari sul percorso. Cos'è il boss? Sta cercando di eliminarci. Potete lasciar perdere, non voglio combattere con voi, quindi andate pure avanti. Ah sì. Visto, ci stava aspettando. Beh, ora siamo qui. Accettiamo la sua offerta e proseguiamo. Non ci vedo niente di male. Ma forse si ricorda un pochino di noi? Ascolta, sei sicuro? Sora, dai, su, madonna. Non sono qui per la coppa, solo per Ercole. Oggi perderà qualcosa di molto più importante della gara. Non vorrei dire... Ma perché? Sono questioni di lavoro, che stanno fuori. Va a vincere la tua coppa. Capisci cosa stai facendo? Regola numero 3, si possono staccare gli avversari sul percorso, giusto? Non sei l'unico che vuole combattere contro Ercole. Grosso sbaglio, boss, boss. Infatti. Vediamo, allora. Possiamo... Vai, usiamo... Ah no, 3, 5, oddio, ha fatto la combo. No, no, cosa ho fatto? Vabbè. Sta facendo malissimo. Mi sono curato, sì. Mamma mia, aspetta, aspetta. È meglio schivare, va. Vai, l'ho preso al volo. Ho incrociato. Mi vorrei curare. A caso proprio. Aspetta, devo ricaricarmi. Bisogno di vita. Madonna, adesso muoio male. Dov'è? Qui. Ma no. Ecco. Vabbè, dai, rifacciamo. Facciamo. Allora, riproviamo. Aspetta. Aspetta, aspetta. Allora, schivo. Adesso attacco io, se permetti. Ok. Mi ha fermato, aspetta, aspetta. Allora facciamo così così. Aspettiamo. Ha finito. Cavolo. Quante carte ha questo qua? Ok. Dov'è? Ok, sono riuscito a fare una roba strana. Ah, si è ricaricato. Cioè, mi ricarico anch'io, va. Me lo faccia fare, magari. Ok. Vorrei curarmi ora, ma aspetta un attimo. Merda. Ok. Ok. Aspetta, aspetta. Paperino. Ok. Un attimo. Battuto. Ok, ce l'abbiamo fatta stavolta. Con le combo ho creato cose particolari. Ok. Adesso, ok, carta. Gran pozione. Bene. Sì, dovevo aumentare le robe per la cura, effettivamente. Dove è finito Cloud? Si è diretto verso il traguardo, dobbiamo andargli dietro. Madonna, giusto. È stato così veloce.
Chiave, ok. Adesso devo tornare dove ero prima. Aspetta. Aspetta. Era di qua, sì. Esatto, di qua. Poi di qua. Poi... non vorrei sbagliare, aspetta che qua... No, no, sto sbagliando. Dov'è che era allora? Di là... là in fondo, là in fondo. Okay. Esatto, ma se io... aspetta, vorrei salvare, no? Ok, qua praticamente... esatto. Così mi ricarico anche la vita, eh? Salviamo, dai. Ok. Perfetto. Allora. Posso aggiungere? Direi di no. Non posso aggiungere nulla al mazzo. E adesso... era di qua, aspetta. Qua. Ok, le carte che vedi saranno la chiave. Una carta rossa uso. Vai, usiamo questa. Più questa qua. Hai perso, renditi, Cloud. Non abbiamo ancora finito. Se continuiamo non potrò garantire la tua incolumità. Pensa per te, a me sembra che tu sia più lento. Ah, non preoccuparti, ti aiuto io, Sora. Prendi tutto l'aiuto che vuoi, io ti finirò e riavrò i miei ricordi. I tuoi ricordi? Su via, Cloud, non vorrai spifferare tutto. Ade, tu? Sembra che tu ti sia sopravvalutato, Cloud. Sei riuscito solo a stancarlo. La tua reputazione ne risentirà. Mettiamola così. Tu, mio caro amico con capelli a punta, sei licenziato. Ma i miei ricordi, avevamo un patto. Credevi davvero di poter recuperare i tuoi ricordi così? Ma sì, serio. Ma sei serio, forse. Tu, brutto. Fuori dai piedi, mi occuperò io stesso di... Fasti di Ercole. Ehi, adesso c'è regola numero 5. Non è mai troppo tardi per partecipare ai giochi. Lo spiritoso. Ah, eri dietro a questa storia fin dall'inizio. Ma dai, credo forse non è riuscito a finirti. Ma ti ha indebolito. È ora del piano B. Fai i bagagli, perché hai appena vinto un viaggio agli inferi offerto da me. Fermo. Sora, no. Avanti, Ercole. Come faccio a sfidarti se sei agli inferi? Hai ragione, ragazzo. Credo che dovrei proprio andare con lui. Regola numero 6. Non ci sono regole. Dai, combattiamo contro Ade. Allora, un attimo. Gli attacchi sono uguali. Aspetta. Uguali. Ok. Ok. Poi. Ah, mi ha curato. Però non l'ha attaccato. Perde la mira ogni tanto. Mi ha fermato. Ok, l'ho fermato io. Beh, non li ho tolto molto. Aspetta. Ok, aspetta un attimo. Ok.
mi ha curato. Aspetta. Ok, l'abbiamo fermato. Forse un po' sto iniziando a capire un po' il funzionamento. Ok. E in effetti se becco la combinazione giusta posso anche bloccargli gli attacchi. Aspetta, aspetta, chi è? Ok, Paperino. Aia. Ok. Curato. Ok. Scivolata. Cioè è stato più forte Claude dopo tutto, Però vediamo, mai dire mai. Sta provando ad attaccarmi. Aspetta. Ok. Vabbè, ho andato a vuoto. Ah, mi ha bloccato alla fine. Pluto? Aspetta, mi ricarico. È già però. Aspetta. Cosa fa Pluto? Ha lasciato delle carte. È già però che nelle combo la prima viene persa. Non sono ricordato adesso. Vabbè, vabbè, non importa. Vediamo se riusciamo a cavarcela lo stesso. Aia. Aia. Ok. Aspetta. Tanto gli rimane poca vita. 7. Un attimo. Aspetta. Ok. No. Merdaccia. Cura. Ah, già il fuoco potrebbe curarlo effettivamente. Ha senso. Aspetta. Oh, non mi ha preso. Aspetta. Adesso sì. Calma, basta, basta. Merda. No, all'ultimo mi ha battuto. Ma ho sbagliato io. E adesso riproviamo, aspetta. Dai, dai, che ce la stiamo facendo. E ci vuole veramente parecchia strategia. Sì, più del, più del previsto. Ma mi curo, va tanto. Aspetta, aspetta, no, ricarichiamoci. Ok. Vediamo se ho. No, non ho Pippo. Paperino, va bene. Aspetta. Aia. Oh, benissimo, benissimo. Beh, a furia di, diciamo, fallire o sbagliare, almeno riesco a capire meglio come funziona il tutto. Abbiamo trasformato in carta. Ade. Sa che ci dà. Cosa? I giochi sono cancellati. Come mai? Due parole. Sono tutti stanchi. Sono tre comunque. Quelli erano più di due. Stai scherzando? La mia sfida con Ercole? Mi spiace Sora, ma non vorrei che gareggi in queste condizioni. Beh, ci scontreremo quando sarò di nuovo in forma. Puoi aspettare? D'accordo, ho la tua parola.
promesso. Sora, vieni qui. Sta rinvenendo. Stai bene? Sì. Mi spiace di averti rovinato i giochi. E se ne va. E spero che trovi i tuoi ricordi. Dimentica ciò che ha detto Ade. A volte basta una piccolissima cosa per farti ricordare ciò che hai dimenticato da anni. Se è un ricordo importante, è impossibile che sparisca per sempre. Ne sono convinto, ecco. Ecco, tieni, per avermi aiutato. Sicuro che non voglio venire con noi invece? Non mi interessa. Oh. Ok. Nuova carta Cloud. Ok. Sì, nuova carta. Però aspetta, qui siamo sbucati qua. Scusa, riposo dell'eroe. Ah no, qua si torna indietro. Aspetta. Saliamo. Vediamo un po'. Oh, ci siamo salvata. Eccolo qua. Perfetto. Salviamo. Ottimo. E vediamo le carte che ci ha dato. Allora, potenza le carte d'attacco quando i PV sono bassi. E Claude esegue 2 colpi di spada consecutivi. Sì, ho livellato di 1 livello mentre appunto tra una morte e l'altra. Però no, io lascerei il mazzo così. Almeno 2 cure dobbiamo averle, ho visto. Una è un po' poco. Magari al posto di Simba. Non so. Aspetta. Togliamo un attimo Simba. Beh, possiamo provarlo. Al posto di Simba. Vediamo un po' com'è Cloud. Va bene. Va bene. Ah, altro piano fatto. Si presenta qualcun altro, mo. It's that creepy castle that I was talking about earlier. Sì. I know I didn't imagine it. Cause that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Sì, esatto. Then he just disappeared. And I was so worried. How could I ever forget that? Oh. It was when I turned into a Heartless. Wait, that happened in a castle? You forgot that? Cause I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, it was. Somebody help me, is it in your journal? Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Now then, if I can just find it. Oh, here we go. Let's have a look. Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries, they're gone. Every page is blank. What do we do? How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. The journal's blank. What's going on? No, non è venuto nessuno. Ok. Mi aspettavo qualcuno invece.
Sì, ma qui lasciamo pure il piano. Quando usciamo dal castello dobbiamo aiutare il grillo a riscrivere il suo diario. Sì. Non credo che il grillo cancellerebbe il suo grillario, infatti. Sì, usciamo pure, fa niente. Ok. Al massimo se devo livellare lo faccio nel piano in corso. What if it's more things? Huh? Goofy was telling us about another castle we'd been to, but none of us really remembers it. Do you think? Could it be that we don't remember because we're losing our memories? Sì. Direi. Hold on. Remember what that mystery fella said? In this place, to find is to lose. And to lose is to find. It must have been our memories he was talking about losing. So if we keep going, we'll lose more. Guess it really is Castle Oblivion. So the higher we go, the more we'll forget. Hey, Jack. Does that mean everything and everybody will be forgotten? Riku and Kairi too. Do you want to go back? Don't worry, fellers. We might forget about where we've been or what things we've seen, but we won't forget who our friends are. I don't know. Come on, Sora. When you turned into a Heartless, did you forget about me and Donald? Of course I didn't. There you go. No matter what happens, you won't forget your friends. Oh. Sarà vero? Bah. È ottimista. You're right. Thank you, Goofy. So, if there's nothing here that can make you forget about your friends, then we have nothing to be scared of. Let's go! But when I turned into a Heartless, who was the one who took forever to notice and kept clobbering me? How come you couldn't forget about that? Bene. Altra porta, io direi che salvo e poi proseguiamo per un altro mondo.